Eccoci qua, Veronica Pivetti con Provaci ancora prof, numero 6. Allora, però potremmo anche intitolarla in un altro modo, tipo Renzo e Camilla, questo matrimonio sa da sfasciare, giusto? Sfasciare è una parola brutta, è una parola che distrugge. In realtà c'è un'evoluzione. No, sì, oddio, succedono delle cose molto pesanti, molto, anche molto dolorose, perché questa rimane una commedia e lo sappiamo, è una serie così. Però forse la novità di questa serie è proprio che ha dei momenti, penso di poter usare il termine drammatici, perché ci sono, che sono sempre contenuti, soprattutto di tempi, ma ci sono, anche perché poi è quello che ci permette invece di dare un tutt'altro tipo di svolta, di mandare avanti la storia, cosa importantissima. Per cui più che sfasciare, sì, certo, certe cose finiscono, però poi si trasformano e poi chi lo sa nella settima serie cosa succederà. Senti, poi ci sono un sacco di tradimenti, ma il Tanti, tradimento, sì. vero? Ma Sì, come beh, ma come mai? nella. Ma La perché coppia come oggi. mai nella vita, come. Cioè, diciamo che noi siamo una sorta di celebrazione alla famiglia allargata, ecco. E come nella vita, perché poi in fondo noi non è che raccontiamo la storia di extraterrestri, raccontiamo la storia delle persone che ci guardano e che dicono: ah, mi è successo pure a me, perché poi mi succede questo, che incontro le persone che mi dicono: ma sai che non c'ho proprio ragione, perché ovviamente scatta un'identificazione in tutto quello che si vede, soprattutto quando la storia è così reale, insomma, noi non siamo una fiction d'epoca, siamo talmente calati nella realtà che è molto facile che scatti questo meccanismo di identificazione e quindi ci succedono le cose che succedono agli spettatori. A proposito di questo, insomma, anche i temi molto attuali e anche molto tosti, no? Perché si Sì. parla anche di droga, Beh, di si baby parla squillo, di. però Sì, riuscite a sì, sì. farlo? Ecco, come si può parlare di queste Beh, cose in modo... guarda, questa serie è stata definita giallo-rosa, che uno potrebbe dire due colori che insieme mescolano bene, che basta. Invece poi nel nostro caso sono stati benissimo. I casi gialli che sappiamo sono anche molto tosti, appunto, sono toste le cose che succedono, sono impegnative, sono importanti, sono importanti i temi che noi trattiamo. Questa è l'abilità degli scrittori, l'abilità di Guido Castelli, di Margherita Oggero e di tutti gli sceneggiatori che poi scrivono ciascuno una puntata, di mantenere quel tono di commedia senza scadere nella superficialità o nella stupidità, come spesso capita. È un po' un gioco di un equilibrio, un equilibrismo che però in qualche modo tutti riusciamo a mantenere, quindi finché al pubblico piacerà. Chiudiamo con l'ultima curiosità, Festival di Sanremo, l'hai fatto un bel po' di anni fa, lo 98. rifaresti magari con Carlo Conti o anche... Lo rifarei. Lo appunto. rifarei. Sì, divertentissimo, divertentissimo. Grande momento per me importante, obbligato, perché ho anche molto paura, per poco, ma l'ho avuta, e poi è stato entusiasmante e estremamente coinvolgente, molto, molto. Poi è bello, proprio, è quell'adrenalina continua che dopo 5 giorni sei steso, anche perché ci sono le prove prima, per cui insomma, sono tornata con i capelli bianchi, non scherzo, mi sono guardata allo specchio una settimana dopo, avevo un capello bianco, ho detto eccolo là, infatti questa è tutta tinta, però ne valsa la pena, sì. Tanto prima o poi questi capelli bianchi dovranno Ah, venire. certo, a tutti, eh. Poi ci caliamo nella realtà. Appunto, nessuno è rifatto. Grazie, in bocca al lupo. Ciao.